Fa piacere partecipare con questo saluto al vostro forum dedicato ai giovani innovatori, una grande risorsa per il futuro del nostro paese. Se l'Italia è protagonista a livello mondiale in molti settori, lo dobbiamo alla capacità del nostro popolo, capacità di inventare, di innovare, di creare il nuovo. Qualità che nasce dalla nostra cultura, dalla volontà di studiosi e uomini d'azienda, tutti insieme. Caratteristica spinta però molte volte da una situazione di difficoltà iniziale che ci muove. L'Italia è paese ricco di inventiva e capacità e povero di materie prime. È povero di materie prime, ci ha sempre caratterizzati, ci ha sempre portato a cercare soluzioni originali, a far valere i nostri talenti dove altri avevano risorse. Fare di più con meno, usare quel che altri scartano. Percorrere strade nuove e mai battute prima. È una sfida, però questo è uno dei motori messi in moto dall'ingegno italiano, dove altri frenano, noi siamo in grado di accelerare. I frutti li vediamo oggi. L'Italia è un paese del G7, del quale abbiamo attualmente anche l'anno di presidenza. La nostra economia appare più sana rispetto ad altri di paesi di solito che sono primi della classe. La nostra economia è anche tra le più verdi d'Europa e del mondo ed esportiamo soluzioni sostenibili. Questo è il dato importante. Dobbiamo porre attenzione al miglioramento continuo, ma anche a riconoscere tutti quelli che sono i nostri meriti. Non dobbiamo denigrarci. Quella carenza storica di risorse ci ha portato ad essere campioni nel riciclo e nella circolarità. Quell'oculatezza nata dalle difficoltà aveva in sé la preziosa radice della sostenibilità. Chi spreca non solo compie un gesto antieconomico, ma arreca un'offesa al creato, un'offesa al lavoro. Abbiamo imparato quindi a non sprecare e in numerosi settori siamo noi i primi della classe. Lo dobbiamo al nostro spirito, ma soprattutto alle capacità dei nostri ricercatori, dei nostri imprenditori. La terza parola del titolo del vostro appuntamento è business e anche questo va esaltato e valorizzato. Il nostro approccio sostenibile diventa infatti un elemento di crescita economica, eccezionale, preziosissimo. Il forum è quindi un'occasione di incontro tra istituzioni, tra imprenditori, tra start-up innovative. Questo è un dato rilevante. Un'occasione unica per intrecciare relazioni di collaborazione e quindi di scambiare quelle che sono le reciproche conoscenze. Non tutti i temi saranno relativi all'ambiente, ma anche molti invece riguarderanno il concetto più generale di transizione. Transizione ecologica che è gemella della transizione digitale, che è l'altra grande innovazione. L'una senza l'altra non potrebbero esistere, così come entrambi intrecciano sfide che sono cruciali per il nostro futuro. Si pensi all'emergenza climatica, alla necessità di rinnovabili e al tema delle materie prime critiche. Sono le sfide di oggi, saranno le sfide di domani, ma sono settori come la circolarità dove noi eccelliamo. Ecco perché l'Italia di oggi e quella di domani salutano appuntamenti come il vostro con grande favore. Abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di innovatori, di reti di business, dunque buon lavoro a tutti voi.